È partita anche per i comuni dell'isola d'Ischia la corsa all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2013. Il presidente dell'ANCI, Piero Fassino, aveva chiesto la proroga del termine per l'approvazione dei rendiconti di gestione 2013 dal 30 aprile al 30 giugno, evidentemente senza successo. Il testo unico degli enti locali prevede infatti che il rendiconto venga approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenendo conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta di consuntivo deve essere messa a disposizione dell'organo consiliare almeno 20 giorni prima della seduta che lo esaminerà. In caso di mancata approvazione entro il 30 aprile, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mediante apposito commissario alla amministrazione inadempiente. E così, per le amministrazioni comunali dell'isola che ancora non avevano provveduto all'approvazione del rendiconto, è scattata la corsa alla convocazione del civico consesso nei primi giorni del mese di maggio. Apre la prossima settimana Serrara Fontana. Consiglio convocato in prima convocazione lunedì 5 maggio alle 18.30. Unico il punto all'ordine del giorno. Giovedì 8 maggio tocca a Forio alle ore 17. Oltre al rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, Forio dovrà approvare una serie di regolamenti, dalle attività dei volontari a quello per le spese di rappresentanza, ai lavori e forniture in economia. Non sfuggono all'attenzione la disciplina dell'imposta unica comunale, la famigerata IUC, e le relative aliquote e tariffe per l'anno in corso 2014. Per l'organizzazione interna al Consiglio si parlerà delle commissioni consigliari permanenti e della commissione speciale per l'adeguamento dello statuto comunale e il relativo regolamento. Venerdì 9 maggio si riunirà il Consiglio Comunale di Ischia, come ormai prassi consolidata, in seconda convocazione alle 9 del mattino. Il civico consesso si occuperà sia della materia finanziaria e al secondo punto della istituzione del registro delle unioni civili. Ultimo in ordine di tempo il Consiglio Comunale di Barano, convocato per martedì 13 maggio alle ore 20.30. Dopo il rendiconto, il civico consesso baranese affronterà l'argomento del nuovo piano urbanistico comunale.